Benvenuti a tutti, sono Azzurra Ragone e oggi appunto parleremo un po' di diversity e come appunto rendere la community più ricca e inclusiva e non soltanto diciamo dal punto di vista della presenza femminile, anche se quello sarà diciamo il main topic. E di solito devo dire che non è che abbia fatto tantissime volte questo talk, però mi è capitato di farlo sempre o ad una platea che era quasi esclusivamente maschile, oppure recentemente allo Startup Weekend Women di Palermo a una platea completamente femminile. E quindi le reazioni, insomma, sono sempre state naturalmente diverse. E quindi adesso sono curiosa perché oggi, insomma, è la prima volta che lo faccio su una platea che è mista. E prima di iniziare vi dico brevemente qualcosa su di me. Sono, come vi dicevo prima, lead italiana della community Women Tech Makers e anche co-organizer del GDG Bari, città da cui vengo. E attualmente lavoro, sono assegnista di ricerca per l'Università di Milano Bicocca e un'altra diciamo, community che frequento e diciamo, gestisco è quella del Codardo Geomatera, che probabilmente molti di voi conosceranno. Per chi non la conosce, insomma, una community che si occupa di insegnare coding e robotica ai bambini. Allora, che cos'è Women Tech Makers? Women Tech Makers è praticamente un brand di Google ed è un programma globale internazionale per le donne che si cimentano in campo tecnico. E al momento ci sono più di 200 Women Tech Makers lead sparse in circa 50 nazioni nel mondo, però questo numero diciamo va crescendo di mese in mese. E quindi lo scopo, la mission di Women Tech Makers è quella di fornire visibilità alle donne che operano in campo tecnico, una community a cui queste donne possono fare riferimento e anche delle risorse, quindi per esempio dei video che ci sono sul sito, per esempio per migliorare il public speaking piuttosto che Codelab, eccetera. E qua ci sono alcuni numeri perché la community, diciamo, è molto giovane perché nasce sostanzialmente nel 2013 e qui potete notare, diciamo, la slide non si vede forse bene, ma ve la racconto io. Questi sono i dati di presenza femminile al Google I/O. Nel 2013 8%, nel 2014 20%, dopo diciamo l'avvento di Women Tech Makers, 2015, ovvero l'anno scorso, invece era è stato il 24%, quindi diciamo che va aumentando. E solitamente nel mese di marzo, tra marzo e aprile, vengono fatti degli eventi a livello internazionale in occasione dell'International Women's Day Per esempio, l'anno scorso ci sono stati 125 eventi in oltre 52 nazioni. E per esempio per l'Italia ne abbiamo fatto uno a Bari, a Matera, scusate, quest'anno è a Bari, e uno a Napoli. Allora, diciamo, la domanda con cui partiamo è insomma, perché ci dovrebbe interessare diciamo, questo problema? E partiamo con alcuni dati perché diciamo, essendo una data analyst, mi piace sempre parlare con i dati. Un dato interessante è che più della metà delle lauree vengono conseguite da donne, però in realtà se guardiamo solo alle lauree di computer science, questa percentuale scende drasticamente al 12%. Inoltre questo grafico, che è interessantissimo, mostra quando le donne hanno smesso di programmare. L'ho preso proprio da un articolo il cui titolo era questo. Come vedete, più o meno fino al 1987 c'è stata un'enorme crescita, dopodiché un declino pressoché costante fino ai giorni nostri, mentre possiamo vedere di qui che negli altri settori invece il numero di donne laureate è sempre andato crescendo. E diciamo in numeri possiamo vedere che mentre nell'84 le donne laureate in computer science erano il 37%, adesso sono soltanto il 18%, quindi ci chiediamo cosa è successo nel frattempo. Inoltre, un altro dato che secondo me è ancora più interessante è che se poche donne scelgono di cimentarsi, diciamo, negli studi di materie tecniche come computer science, quelle poche che lo fanno comunque poi abbandonano il campo a 2 anni dalla laurea, quindi soltanto un terzo delle donne continua a lavorare in campo tecnico a 2 anni dalla laurea, e questo secondo me è un dato che dovrebbe far riflettere ancora di più.
Per cui, diciamo, ho cercato, studiando, di rispondere a questa, diciamo, domanda, cioè perché ci sono così poche donne che studiano e poi si cimentano in campo tecnico. Allora, una delle prime risposte sono sicuramente gli stereotipi, e magari qualcuno di voi starà pensando, no, ma io non ho stereotipi nei confronti delle donne e della tecnologia. Però analizziamo il problema. Allora, innanzitutto, praticamente ognuno di noi ha un bias che viene detto inconscio, cioè praticamente ognuno di noi fa delle assunzioni in maniera inconscia e diciamo fa determinate associazioni mentali. Un test che vi invito caldamente a fare è un test sviluppato dall'Università di Harvard che si chiama Implicit Attitude Test e che tra l'altro è stato tradotto in diverse lingue, c'è cioè anche in italiano. È che praticamente misura esattamente questo bias inconscio, ovvero testa quanto voi siete bias rispetto ad alcune associazioni, tipo per esempio femmine e scienza rispetto a uomini e materie letterarie, per esempio, e viceversa. Allora, per esempio, io ho fatto questo test in cui viene, diciamo, testata l'associazione automatica, quindi il bias inconscio rispetto a maschio e scienza e femmine d'arte. E questi sono i risultati di tutte le persone che hanno fatto questo test a livello mondiale, quindi quelli che vanno sul sito e spontaneamente, diciamo, si testano. E come potete vedere, la percentuale più alta è che il 28% ha una moderata associazione tra maschio e scienza e femmine d'arte. Invece se andiamo per esempio all'associazione automatica tra femmine scienze e maschio arte, la percentuale cala al 6%. La cosa interessante è che anche le donne mostrano questo bias, perché comunque vi viene chiesto all'inizio del test di dire il vostro genere, se siete maschio o femmina, ed è stato dimostrato che effettivamente anche le donne hanno questo bias. Infatti io questa cosa l'ho scoperta leggendo quest'articolo di Barry Nelson, che tra l'altro lavora in Google, di Data and Diversity, pubblicato nel 2014, in cui lei stessa dice di aver fatto il test e di essere risultata, diciamo, moderatamente bias contro le donne e la tecnologia. E lei diceva che era totalmente contro me stessa, perché io sono una donna che lavora in Google in campo tecnologico, quindi non dovrebbe, diciamo, essere così. Però appunto in realtà la cosa interessante è che prima di fare il test le persone riportano di non avere questo bias, però poi in realtà nel test, che vi invito a farlo, non vi dà il tempo di pensare, proprio per questo test del bias inconscio, in realtà poi magari risultate biased. Un'altra cosa importante, oltre, diciamo, al bias inconscio, è la minaccia dello stereotipo. Chi di voi ha mai, diciamo, sentito parlare di minaccia dello stereotipo? Vabbè, Michel, tu non vale perché l'hai sentito da me. Allora, ma è una cosa molto interessante che, insomma, anch'io ho scoperto in tempi recenti. Allora, sono stati fatti diversi test ed è stato visto che, per esempio, le ragazze vanno bene nei test di matematica tanto quanto i ragazzi quando non c'è la minaccia dello stereotipo. La minaccia dello stereotipo che cos'è? È quando una persona viene messa al corrente di uno stereotipo che lo riguarda, tende a comportarsi in accordo con quello stereotipo. Quindi questo che cosa significa? Che se viene ricordato ad una ragazza che le ragazze sono meno brave dei ragazzi in matematica, le ragazze tenderanno a, diciamo, performare in maniera peggiore in quel test. Infatti, un esperimento che è stato fatto negli Stati Uniti è lo stesso test di matematica per due gruppi, diciamo, diversi di ragazze. Lo stesso, ad un gruppo veniva chiesto prima del test di cercare una box con il genere, quindi se si era maschio o femmina, nell'altro gruppo questa domanda non veniva fatta all'inizio. Stesso test, il gruppo in cui c'era, diciamo, la checkbox sul genere, in realtà performava, le ragazze andavano peggio nel test. Così come, per esempio, un altro esperimento interessante è quello che quando viene chiesto a delle bambine tra i 5 e i 7 anni, prima di un test di matematica, di colorare un disegno in cui c'è una bambina che sta tenendo in braccio una bambola, allora le ragazze vanno poi peggio nel test rispetto a quando, per esempio, prima colorano il disegno di un panorama.
Quindi questo proprio per dire, gli viene ricordato lo stereotipo e quindi si comportano in accordo con lo stereotipo stesso. E quindi spesso è proprio la minaccia dello stereotipo che, diciamo, scoraggia le ragazze da entrare, diciamo, in campi tecnici come computer science. E inoltre una cosa importante è quella della massa critica, cioè quando le persone si sentono, diciamo, in minoranza, comunque non performano al massimo delle loro possibilità. Quindi infatti è stato dimostrato che se una donna fa un test, lo stesso test di matematica con altre due donne va meglio rispetto a quando fa lo stesso test di matematica, però è da sola e lo fa con altri due ragazzi. E per esempio è stato anche calcolato scientificamente qual è il valore della critical mass per i posti di lavoro, diciamo, IT è il 33%, cioè oltre quel livello non ci si sente più in minoranza. Per le orchestre, per esempio, la percentuale è il 40%. Eppure, in realtà, quindi dovremmo cercare di aumentare la presenza femminile in campo tecnico semplicemente perché, diciamo, è conveniente, in quanto i gruppi che sono, diciamo, eterogenei non soltanto in ambito uomo-donna, ma anche in base alle esperienze pregresse, alla cultura, al background in generale, in realtà hanno un più alto potenziale per l'innovazione rispetto ai gruppi omogenei. Ed è stato anche dimostrato scientificamente che i team in cui appunto c'è più diversity alla fine producono migliori risultati finanziari e più innovazione. Allora, soluzioni. Naturalmente non pretendo di darvi, diciamo, la soluzione a questo, la soluzione definitiva, però diciamo qualche hint. Innanzitutto vi cito uno studio fatto dall'MIT molto interessante. Praticamente nell'MIT alcune, diciamo, professoresse si erano lamentate del fatto che effettivamente in generale i professori erano avvantaggiati nel fare carriera, gli venivano dati spazi più ampi per i laboratori, che c'erano poche donne anche a livello amministrativo, che quindi insomma c'era una sorta di problema. Al che il direttore dell'MIT disse: ok, analizziamo. Cioè, quello che loro fecero è semplicemente analizzare i dati, cioè contare gli spazi, come venivano, diciamo, dati gli spazi, come venivano date le promozioni. Fecero uno studio che durò 7 anni e alla fine di questi 7 anni pubblicarono i risultati. Dai risultati si vedeva che effettivamente le donne avevano ragione, nel senso che i professori avevano più spazi rispetto alla professoressa, venivano promossi di più e così via. Però in realtà poi non fecero nulla per cambiare la situazione, cioè non cambiarono nessuna procedura, nulla. Però il semplice fatto di aver reso i dati disponibili cambiò la mentalità, diciamo, del gruppo. E quindi quando rifecero lo studio dopo 5 anni, le professoresse erano aumentate nel dipartimento, addirittura una professoressa era stata nominata direttore di dipartimento, erano aumentate anche a livello amministrativo. Quindi semplicemente, come dire, l'aver acceso un flag sulla questione aveva portato a risolvere la questione stessa, senza prendere, diciamo, delle misure specifiche. E poi un'altra cosa è proprio quella di fare attenzione alla critical mass, quindi cercare appunto di avere dei gruppi non omogenei ma diversi e cercare di fare in modo che nessuno effettivamente si senta in minoranza. Diciamo che quello di cui ho parlato finora è molto a livello generale, vale anche, diciamo, per gli ambienti di lavoro, di studio, eccetera. Adesso tento di darvi qualche consiglio più targettizzato sulle community, sempre con disclaimer che non sono, diciamo, non è la soluzione definitiva. Poi, appunto, dopo magari potremo parlare e discutere di altre possibili soluzioni. Allora, innanzitutto, un primo consiglio se volete aumentare la presenza femminile nella vostra community è quello di avere le donne nel vostro giro, per esempio tra gli organizzatori, o comunque se state organizzando un evento, chiedere a una ragazza di aiutarvi ad organizzare l'evento perché vi può dare già solo questo una diversa prospettiva rispetto all'evento stesso e quindi vi può consigliare qualcosa a cui magari, diciamo, voi non avevate pensato. Poi, importantissima la comunicazione pre-evento. Allora, per esempio, questo è un esempio di, beh, cioè cattivo, in quanto alla fine
Se voi guardate questo manifesto, una ragazza che guarda, diciamo, questa locandina non verrebbe mai all'evento, perché io vedo che è un evento per uomini che anche tra l'altro devono portare la cravatta. Quindi, esempio buono di comunicazione, un gruppo diverso, perché abbiamo un uomo, delle donne, anche una donna di colore, quindi alla fine chi guarda la locandina sente, percepisce anche in maniera inconscia, perché spesso bisogna fare attenzione al messaggio inconscio che arriva, percepisce anche in maniera inconscia che in realtà l'evento è aperto a tutti, che non c'è una categoria specifica di persone a cui si rivolge l'evento. Poi, se l'evento è un evento per beginners, bisogna specificarlo e renderlo, diciamo, proprio evidente. Questo perché, diciamo, da donna vi dico che le donne rispetto agli uomini tendono a voler essere iperpreparate per un evento. Quindi, quando infatti ho avuto la conferma quando ho fatto questo esempio allo Startup Weekend Women di Palermo, se c'è un corso su Android Beginner, le donne vengono soltanto se hanno studiato Android per almeno 2 anni, cioè perché devono sentirsi iperpreparate. E invece magari i ragazzi in questo sono magari più, diciamo, magari non sanno nulla di Android, hanno programmato, non so, 5 anni che non programmano in Java, hanno fatto qualcosa di C++, però dicono dai, andiamo a vedere, no? E invece le donne tendono un po' a voler essere iperpreparate. E quindi se l'evento è anche rivolto a chi magari non sa niente di quell'argomento, bisogna dirlo esplicitamente e proprio dire nella comunicazione pre-evento, sui social, sul sito, che anche chi non sa niente di quell'argomento può tranquillamente presentarsi all'argomento stesso. In questo senso, per esempio, vi devo dire che quando si pubblicizzano gli hackathon per esempio sono sempre percepiti come un evento per persone che già, diciamo, sono esperte di quell'argomento. Quindi invece se fate un hackathon che non è appunto per esperti, ma che vuole accogliere anche persone beginners, lo dovete dire esplicitamente. Poi, questa è una mia lotta proprio. Allora, perché vi dico welcome everyone e perché c'è quell'immagine? Perché spesso ho sentito lamentele da tutto il mondo di ragazze che si lamentano perché quando si va alla conferenza ci sono semplici, e qui non è successo, ci sono taglie large, extra large, la taglia più piccola magari la medium, e quasi sempre, diciamo, il taglio della maglietta non è naturalmente sfiancato, ma è quello normale. E quindi diciamo, le magliette della conferenza vengono usate come pigiame. Allora, questo è molto importante perché in realtà il fare attenzione a questa che può sembrare una cosa stupida, in realtà fa sentire accolte le donne nel vostro evento. Cioè il fatto che una donna arrivi e trovi una maglietta da donna fa capire che quell'evento non è solo per uomini. Come fare? Semplicissimo, come insomma è stato fatto anche qui, nel form di iscrizione chiedere la taglia e nel caso anche diciamo female size o male size, cioè non è diciamo difficile da realizzare, però in realtà ha un effetto diciamo molto importante. Poi, come community manager vi consiglio sempre di cercare di sfruttare quelli che sono magari gli eventi informali proprio per parlare con le ragazze e magari cercare di avere dei feedback, di capire come è andato l'evento per loro, perché magari non sono venuti ad eventi precedenti, perché se pensano di venire agli eventi futuri, cioè proprio parlare e insomma cercare di capire come la pensano in un certo senso, agganciarle per cercare. Perché appunto magari ci sono cose a cui uno non ha pensato e che magari potevano invece aver dato fastidio per qualcosa o aver fatto sentire diciamo, le donne non accolte nell'evento. E poi cos'è importante? Quando organizzate un evento cercate di, diciamo, se volete aumentare la presenza femminile, fare diciamo partnership con le numerosissime community di ragazze in ambito tech e quindi cercate le community che sono nella città dove state organizzando l'evento, ma anche non necessariamente se è un evento che insomma mira a tutta l'Italia e comunque fate magari chiedete di sponsorizzare l'evento sui loro social, comunque di trasmettere l'evento alla community se hanno una mailing list, perché questo appunto può essere utile ad agganciare appunto le community femminili e quindi a spargere la voce sul vostro evento, anche nelle community femminili. Punto di partenza, comunque cercate
capitate anche di riconoscere la diversity in un gruppo omogeneo, cioè, come dire, questo è tipo un allenarsi a riconoscere le diversità della propria community. Cioè, anche se il vostro gruppo vi sembra un gruppo omogeneo, cercate di capire quali sono le diversità e cercate di renderle dei punti di forza. Cioè, per esempio, ci sono persone che vengono da diverse città nel vostro gruppo oppure hanno diversi background culturali, qualsiasi cosa, cioè, cercate di valorizzarla. E poi questa cosa è molto importante, la diversità non è solo, come dicevo all'inizio, uomo o donna, ma anche comprende, diciamo, tantissimi altri aspetti. Per esempio, un'altra, diciamo, mia crociata è quella sul cibo, cioè è importantissimo se fate un evento che comprende un coffee break, un rinfresco, un aperitivo, chiedere se le persone hanno delle intolleranze al cibo, quindi glutine, lattosio o altro. Perché in realtà non c'è nulla di più brutto che per una persona che è intollerante a un qualsiasi tipo di cibo arrivare al coffee break e non trovare assolutamente nulla da poter mangiare, perché poi mentre gli altri, diciamo, fanno networking, quella persona in realtà in quel momento si sente totalmente esclusa dall'evento. E anche in questo caso, diciamo, non è una cosa difficile da realizzare, basta appunto nel form, diciamo, di iscrizione all'evento mettere una checklist sugli alimenti in cui si è intollerante. Spesso non si pensa a questo, ma è veramente una cosa banale da fare. E quando contattate i catering, ricordatevi sempre di chiedere se, diciamo, prima di ingaggiarli, se fanno roba intolleranti. Quindi, qual è poi, diciamo, il plus di avere appunto una community che è diversa? Innanzitutto si può avere una prospettiva diversa quando si organizza l'evento, come vi dicevo all'inizio, cioè per esempio una donna vi può dare un consiglio a cui voi non potreste aver pensato altrimenti. Avere anche un feedback quando, diverso quando l'evento è finito, perché poi potete avere una visione di come l'evento è andato e l'altra parte una visione diversa, e avere donne nella community rappresentano, diciamo, dei punti di contatto quando altre donne si avvicinano alla community stessa. Cioè il fatto che, per esempio, nel GDG Bari di cui faccio parte ci siamo io e Mike come coorganizzatori che parliamo sempre all'inizio dell'evento e accogliamo le persone nella platea poi sanno che possono andare da Mike, possono venire da me, diciamo, a fine evento per parlare. E tra l'altro, diciamo, dare visibilità anche alle donne che operano in campo tecnico, perché ci sono e sono tante, e quindi dare un certo senso un esempio, magari le donne che invece sono timide e non si vogliono ancora cimentare in maniera attiva nella community. Questa, vabbè, è una foto fatta allo scorso Google I/O e sono, diciamo, tutte le women tech makers che hanno partecipato al Google I/O l'anno scorso e ci sono anche io, seduta per terra. E niente, ho finito. Questi sono i riferimenti della community, e questi sono i miei riferimenti e concludo con questa frase che ho trovato mi è piaciuta molto, che nella diversità c'è bellezza, ma c'è anche forza. Grazie. Abbiamo 5 minuti per le domande. Organizzando un po' di eventi durante l'anno, molti di quali internazionali, sono entrato a far parte di un gruppo, di un metagruppo di organizzatori di conferenze internazionali. E quello che sta emergendo oggi è una fortissima paura, proprio parlo di paura, di chi organizza conferenze, di venire da una parte denunciato come conferenza non inclusiva, dove inclusiva è una parola molto ampia e complessa, e dall'altra parte, quando provano ad essere inclusivi con tantissime tattiche e tecniche del tipo troviamo una collaboratrice che parla a nome nostro per invitare le persone, eccetera, eccetera, si ritrovano con dei feedback, insulti, attacchi personali e tutto quello che ne consegue. Sul fatto delle magliette, noi facciamo le magliette da donna da 8 anni. Da 2 anni veniamo criticati perché scriviamo magliette da donna e non V-shaped t-shirt. A questo livello internazionale sto parlando. Veniamo criticati perché non annunciamo almeno 2 mesi prima il colore delle magliette. Ma da chi? Sviluppatrici.
sviluppatrice. In effetti, forse deve dominare. E quindi, cioè, oggi stiamo vivendo questa fase qui abbastanza problematica nell'organizzazione, cerchiamo di essere poi il più inclusivi possibili, il più aperti possibili nell'organizzazione, cerchiamo di coinvolgere tutti i gruppi femminili, col Black Women che lavora a livello internazionale, poi noi siamo molto orientati PHP e JavaScript, quindi PHP Women, JavaScript Women e tutto quanto, però vediamo, stiamo vedendo io ma anche le altre di questo gruppo di organizzazione che ci sono forti problemi di comunicazione. Diciamo che ci sono due approcci, c'è l'approccio delle femministe arrabbiate e c'è l'approccio delle persone che hanno che sono molto più pragmatiche e che capiscono che se ti sto invitando, non ti sto invitando perché voglio una donna sul palco, probabilmente è perché voglio dare delle possibilità in più alla conferenza di essere inclusiva. Sì, diciamo che, come dire, questo è un po' il problema, perché quando allarghi la community anche alle donne prendi tutto, quindi come prendi da una parte ragazzi integralisti, più o meno nerd, o più o meno flessibili, più o meno aperti, anche quando apri alle donne hai di conseguenza una community in cui avrai donne più o meno flessibili, più o meno aperte, più o meno nerd. Però in realtà, diciamo, comunque si impara dalla comunicazione, nel senso che tu dici, stiamo avendo problemi di comunicazione, però siccome sono community che magari sono state sempre tra virgolette maschili e adesso vi state aprendo, diciamo, anche al mondo femminile, è normale che, come avrete fatto errori all'inizio quando eravate una community nascente, magari li farete adesso e dagli errori potete imparare. Per il resto, diciamo, io non ti avrei mai criticato per aver scritto maglietta da donna e dirti buscib eccetera, però un po' cerca di capire, nel senso, perché effettivamente magari essendo state marginate per tanto tempo, magari alcune donne sono un po' così, appunto, come dici tu, femministe integraliste. Io non lo sono, nel senso che, appunto, non mi sarei mai arrabbiata o mai criticato perché non dite il colore 2 mesi prima. Però questo penso che faccia parte proprio del fatto che man mano che la community si allarga e cresce, aprendo, come anche poi diceva Alfredo all'inizio, se una community italiana appunto diventa internazionale, inizia ad avere tutti anche quei problemi culturali che magari per te italiano dire una cosa non offende, ad una persona di una determinata religione per dire può essere offensivo, e quindi, diciamo, si impara sbagliando in quello. L'anno scorso avevamo cucina kosher dedicata a te. Siamo estremi su queste cose, però dall'altra parte stiamo notando che si sta formando una sorta di estremismo e molti dei gruppi femminili non lo stanno cercando di arginare, anzi ogni tanto buttano. Posso chiedere una cosa? Quanto è grossa la dimensione di questo estremismo? Cioè, sono, che ne so, un commento, due commenti o sono parecchi commenti sul totale? Sì, rispetto al totale. Noi siamo stati fortunati, finora sono stati 4-5 commenti, più una serie di mail personali, molte, anche abbastanza brutte. Ma su un totale di? Su un quante totale. Donne coinvolte nella cosa? Cioè, per dire, il 10% o il 90%? I numeri della conferenza purtroppo sono bassi sugli speaker, ad esempio sugli speaker oscilliamo tra un 10 e un 30%, proprio perché c'è l'anno in cui sono tutti disponibili a fare lo speaker o ci mandano un call for paper, perché questo poi è l'altro problema, l'altro in cui ce ne sono pochi, quindi sono più aggressivi su questo fronte, quindi l'anno in cui abbiamo poche presenze femminili sul palco è l'anno in cui riceviamo un numero maggiore proporzionalmente di attacchi, okay? Questo è un po' il tema. E poi parliamo di numeri, 500 persone tra gli attendee, il pubblico femminile non supera mai il 20-25%, gli attacchi personali saranno di una decina di persone che ci arrivano, ma anche estere, anche di referenti di community, quindi cioè, è quello che... Cioè, c'è il gruppo Women in Action, una cosa del genere, che ha un wiki in cui scrivono tutto quello che succede nelle conferenze, che se guarda, non si sa una conferenza europea per nulla. Noi abbiamo avuto una relatrice che si è sbronzata, c'era dell'altra gente sbronza,
le hanno fatto delle avance, la cosa poi è un po' degenerata, noi abbiamo cacciato fuori la persona dalla conferenza perché aveva effettivamente esagerato. Ha fatto un post chilometrico in cui diceva che l'alcol nelle conferenze è un problema sociale, bla 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 bla. Ma siete sfortunati però! Ma in 15 anni, 14 conferenze, cioè, iniziano ad essere un bel numero di conferenze e 3 settimane dopo la stessa scrive su Twitter: ah, 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 mi sono sbronzata in sauna, mi sono stenata. Cioè il problema diventa poi anche di questo genere e da gestire come community leader, cioè capisci che è grande. Allora, due cose. Tra un po' c'è l'aperitivo, quindi secondo me possiamo continuare questa discussione che comunque è molto interessante e penso sia molto importante. Alcolico. Alcolico, esatto. Alcolico, vai. Posso dire una cosa? Ok, sì. Perché poi si è cacciato di non far parlare le donne, ma stai attento. Full. Quante donne ci sono nell'organizzazione di questo gruppo internazionale? Primo. Secondo, femminista vuol dire richiedere la uguaglianza dei sessi, quindi se tu affronti la questione dicendo una femminista integralista, io mi incazzo già, perché essere femministe non è essere integraliste. Terzo, se tu dici quella lì si è ubriacata, ah ah ah, è come dire che siccome mi metto la minigonna mi vuoi stuprare perché sono mignotta. No, però ok. Grande. Siccome so che ogni volta che parli di queste cose mi butto in un ginepraio, però cioè, il mio atteggiamento è va bene, sì, sono contento. Il discorso è coerenza. Se tu dici che a una conferenza è sbagliato abusare dell'alcol e una settimana dopo, durante una conferenza, abusi dell'alcol, probabilmente la tua credibilità dovrebbe essere, cioè non dovrebbe esistere come credibilità. Quindi silenzio, che tu sia un uomo o una donna, cioè, quando parlo di integralisti, parlo di integralisti, nel senso tu puoi essere una femminista che vuol portare giustamente all'interno di una community prevalentemente maschile una voce, ma l'integralismo è sbagliato a prescindere, perché dall'altra parte ho gli integralisti che mi dicono: ah, tu all'interno del catering, a fianco al cibo vegano, mi hai messo le salsicce. Io ho questo spazio, non riesco a mettere le salsicce laggiù e il cibo vegano laggiù. E abbiamo anche questi commenti. Fai conto che noi gestiamo all'interno del catering, dalla cucina kosher fino al vegano crudista. Quindi, cioè, cerchiamo di essere veramente inclusivi. L'anno scorso abbiamo portato un rabbino che abbiamo dovuto portare per farlo mangiare il Shabbat e l'abbiamo dovuto portare a 100 km da Verona perché l'unico posto per farlo mangiare era lì e dovevamo chiamare noi l'ascensore perché lui non poteva premere il pulsante. Quindi su queste cose qui, cioè, siamo veramente inclusivi in maniera totale, cioè per più di così, cioè, significa fare Power Ranger, in cui prendiamo anche gli stereotipi del bambino piccolo intelligente e del tipo di corporatura abbondante ma buono, cioè diventa veramente questi assurdi. Dall'altra parte, nell'organizzazione noi cerchiamo sempre di coinvolgere ogni anno almeno una persona diversa per le conferenze internazionali. E questa persona diversa poi è quella che fa da nostra voce sulle community femminili, che cambia nel tempo. Perché cambia nel tempo? Perché magari non è il suo lavoro, non le interessa partecipare all'organizzazione di conferenze, preferisce stare all'interno di community, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per tantissimi motivi. Se ti vuoi candidare, venga. Potrebbe essere una discussione da riprendere nell'An Conference, tipo conferenza integralismo, comunque qualcosa. Sì, infatti, perché poi quello di cui tu hai parlato, poi non si riferisce solo alle donne, perché appunto magari dicevi a tutte, diciamo, le minoranze, eccetera, però come dire, magari in un evento se cioè quello che magari parla male, eccetera, è purtroppo di solito quando qualcosa non va bene uno parla male, ha subito più feedback negativo, chi magari invece è contento non lo dà, sta zitto. Però quindi non devi pensare che tu sbagli tutto nell'organizzazione dell'evento, oppure che le persone sono tutte integraliste, cioè pensi
devi pensare alla fine che nella community ci saranno 10 persone, un integralista che sarà quello che farà più rumore di tutti. Ma ci sta. Ma ci sta. Capito? Noi abbiamo anche feedback positivi sulla conferenza, sui singoli. Sì, infatti. Quindi tranquillo. Il problema è scoperto. Cioè, vuol dire, è una normale amministrazione. Ho scoperto la verdura vicino alle salsicce, non sapevo che esistesse. Ragazzi, c'è un'altra domanda? Alzato prima la mano e vai. In realtà è partito prima, poi è arrivato dopo lui. Prima di tutto grazie perché è davvero interessante il talk. Prego. La domanda che volevo farti è, abbiamo parlato di diversità appunto, ma secondo te quali sono poi i passi successivi per trasformare questa diversità in non diversità, chiamiamola così, nel senso, sì, inizialmente magari sono, prendiamo l'esempio delle ragazze, che sono in netta minoranza, ma il passo successivo secondo te qual è nel trasformare questa minoranza in effettivamente in una community che coinvolga anche altre persone e far sentire tutti un unico gruppo, un'unica community? Sì, allora questa diciamo è la parte effettivamente difficile, però ti dico, per esempio, ti rispondo perché appunto io non è che ho la soluzione definitiva, però ti rispondo con quello che facciamo noi, diciamo, nella nostra community. Noi appunto c'è Women Tech Makers, però così come c'è GDG Bari, ma in realtà quando organizziamo gli eventi c'è sempre GDG Bari, Women Tech Makers, ci sono sempre io e c'è sempre Mank, parliamo sempre tutti e due e diciamo alla fine quello che vogliamo creare, perché molti ci hanno anche criticato su GDG Bari, se anche a noi diceva no, non è inclusivo, in realtà è esclusivo, però in realtà noi non facciamo mai eventi solo per le ragazze o così come non li facciamo solo per i ragazzi, sono sempre eventi misti, hanno sempre il doppio brand, però come dicevo anche al summit, l'avere il doppio brand tipo il Women Tech Makers è perché una ragazza che passa per caso si affaccia, vede un Women Tech Makers e dice ah, vabbè, ok, quindi questa non è la solita diciamo riunione di quattro ragazzi che in cui non c'è neanche una ragazza, se hanno quel brand è perché probabilmente hanno una particolare attenzione. Poi in realtà una volta che tu hai agganciato la diversità, che può essere la ragazza piuttosto che un'altra persona, in realtà poi quando diventa a far parte della community, nel senso che ti conosci, vai a fare la birra insieme, a mangiare l'hamburger, in realtà poi quella diversità c'è, rimane del ricchezza per la community perché ti porta una prospettiva diversa che tu altrimenti non avresti, però diventa inclusiva in un certo senso automaticamente perché diventate amici e parte di una stessa community. Grazie. Prego.